Buonasera, con oggi si conclude il terzo modulo e parleremo di cooperative learning. Negli ultimi 20 anni molti degli studi e delle ricerche sui contesti di apprendimento hanno trovato una convergenza e coerenza in una visione di apprendimento che viene identificata con il termine di comunità di apprendimento, dove si sviluppa e trova spazio quello che viene definito appunto come cooperative learning. Cooperative learning è un insieme di tecniche di conduzione della classe, grazie alle quali gli studenti lavorano in piccoli gruppi per attività di apprendimento e ricevono delle valutazioni in base ai risultati che vengono acquisiti. Il cooperative learning si pone l'obiettivo di migliorare l'apprendimento scolastico, insegnando contemporaneamente agli studenti a lavorare in modo cooperativo. I teorici del cooperative learning partono dal presupposto che la complessità, diciamo, della società di oggi non può essere affrontata utilizzando esclusivamente delle competenze individualistiche oppure delle competenze competitive. C'è bisogno quindi di persone in grado di creare un'interdipendenza positiva all'interno dei gruppi in cui lavorano, perché solo una situazione di interdipendenza positiva favorisce la soluzione di quei problemi più o meno complessi che oggi sia singoli che aziende si trovano, diciamo, ad affrontare. L'interdipendenza positiva si realizza quando all'interno di un gruppo si risolve un problema con il contributo effettivo di tutti i suoi membri, impegnati con mansioni diverse a perseguire lo stesso obiettivo. Per creare interdipendenza positiva e per fare in modo, cioè, che i gruppi di lavoro riescano a raggiungere i loro obiettivi in modo positivo, le persone che li compongono devono essere in grado di mettere in atto un repertorio di comportamenti sia verbali che non verbali, che viene definito come appunto insieme delle competenze sociali, ovvero l'insieme di quei comportamenti che una persona deve imparare ad adottare per poter lavorare in gruppo in modo costruttivo, attraverso quella che viene appunto definita interdipendenza positiva, che è un elemento determinante ed essenziale del cooperative learning e nasce appunto quando una persona percepisce di essere vincolata ad altre per il perseguimento di un proprio obiettivo. Altra, diciamo, caratteristica fondamentale del cooperative learning è l'interazione promozionale faccia a faccia. Di fatto si tratta di questa. E in realtà diciamo, l'incoraggiamento e la collaborazione reciproca all'interno del gruppo per raggiungere appunto gli obiettivi condivisi. E un gruppo di lavoro può essere funzionante non solo quando le persone sono legate tra di loro da un rapporto di interdipendenza, come dicevamo prima, ma anche queste persone hanno il piacere di lavorare insieme, quindi persone che si conoscono magari da tempo o quantomeno si accettano sia nei pregi che nei difetti, si apprezzano reciprocamente e si valorizzano a vicenda. Riuscendo ad incoraggiarsi anche ad essere da stimolo per gli altri nei momenti di difficoltà. Perché tra i membri di un gruppo possa instaurarsi quindi una corretta relazione, è necessario sviluppare quindi una serie di competenze che con l'esercizio possono essere comunque apprese anche in età adulta, non soltanto in riferimento ai nostri ragazzi. Queste competenze, che sono appunto quelle che vengono chiamate o definite competenze sociali, possono essere diciamo, racchiuse e raggruppate in 5 grandi categorie.
Le prime sono sicuramente le competenze comunicative, le seconde sono le competenze di leadership, le altre sono competenze nella soluzione dei conflitti che possono nascere all'interno del gruppo stesso. Ancora vanno, altre possono essere quelle che sono finalizzate alla soluzione dei problemi e ancora, per ultimo, le competenze nel prendere delle decisioni. Il cooperative learning non presume né vuole che i membri di un gruppo cooperativo possiedano già ovviamente in partenza queste competenze, piuttosto ritiene che queste competenze possano essere acquisite proprio grazie al lavoro di gruppo. L'apprendimento cooperativo è una modalità didattica usata frequentemente nella scuola, anche se non è semplice da realizzare. È efficace perché fa emergere gli stili individuali di apprendimento e le competenze di relazione interpersonale che ogni componente del gruppo possiede. Alcuni insegnanti, molti in realtà, ritengono che queste attività di gruppo annullino la responsabilità personale. In realtà non è così, perché questo concetto non è sicuramente applicabile al cooperative learning. La variabile chiave che media l'efficacia della cooperazione è proprio il senso di responsabilità personale che ogni componente del gruppo nutre verso gli altri membri del gruppo, proprio per il raggiungimento degli obiettivi del gruppo stesso. Tutto ciò implica che all'interno, diciamo, del gruppo sia chiaro che è necessario concludere comunque la propria attività e che poi l'attività di ciascuno serva a facilitare anche il lavoro degli altri membri del gruppo e a sostenerli nei loro sforzi. In una situazione ad alta interdipendenza positiva, la responsabilità individuale aumenta di fatto, anziché diminuire, perché ogni membro del gruppo ha interesse a raggiungere l'obiettivo e ricopre una mansione che solo lui può ricoprire e quindi deve portare a termine un compito che possa essere, perché l'intero gruppo abbia successo nel raggiungimento dell'obiettivo stesso. Per questo motivo sicuramente la motivazione a portare a termine il lavoro e raggiungere l'obiettivo diventa più alta, non solo rispetto al lavoro di gruppo tradizionale, dove il più bravo, lavorava e tra virgolette gli altri stavano a guardare, ma anche rispetto al lavoro impostato in modo individualistico oppure competitivo. Risulta chiaro ed evidente a questo punto che non basta dire a quattro studenti di mettersi insieme perché ovviamente si crea un'attività di cooperative learning. Le differenze fondamentali fra i gruppi, cosiddetti tradizionali e spontanei di apprendimento e invece i gruppi che hanno queste caratteristiche particolari sono diversi, sono molteplici. Per esempio, nei gruppi di cooperative learning l'interdipendenza positiva è molto alta, negli altri gruppi invece è quasi inesistente. Sempre nei gruppi di cooperative learning, questi gruppi sono formati con il criterio primario dell'eterogeneità dei componenti del gruppo stesso, per competenze, per capacità, per abilità. Invece di solito quelli tradizionali sono dei gruppi piuttosto omogenei. Ancora, nei gruppi cooperative learning la leadership è condivisa e distribuita, invece appunto in quelli tradizionali il leader sostanzialmente di solito è uno solo. L'altra importante differenza è che nei gruppi cooperativi si perseguono degli obiettivi che sono rivolti al compito da svolgere e nello stesso tempo anche alla relazione da creare. Invece in quelli tradizionali l'attenzione è di solito rivolta esclusivamente o quasi esclusivamente al compito stesso.
Ancora nei gruppi cooperativi le competenze sociali sono sviluppate in maniera consapevole, mentre in quelli tradizionali possiamo dire che queste competenze sono date più che altro per scontate. E ancora nei gruppi cooperativi, oltre ad una valutazione di gruppo, è prevista anche una valutazione individuale per ciascun membro. In questo modo ciascuno è responsabile del proprio lavoro. In quelli tradizionali, invece, di solito la valutazione viene a essere fatta soprattutto, diciamo, in forma globale, quindi viene valutato il lavoro del gruppo in maniera globale, appunto. Le relazioni, poi, che si sviluppano all'interno di un gruppo cooperativo sono relazioni di tipo inclusivo e solidale, che poi sono sostanzialmente alla base di ogni processo di integrazione. E attraverso la conoscenza diretta delle differenze individuali che vengono poi valorizzate e utilizzate nella reciprocità del lavoro cooperativo, e il gruppo proprio per questo acquista forza e l'individuo acquista invece autostima e fiducia nelle proprie capacità relazionali. D'altra parte, collaborare, inteso come lavorare insieme, vuol dire appunto lavorare insieme, e questo implica una condivisione di compiti e un'esplicita intenzione di aggiungere un valore, appunto, per creare qualche cosa che sia nuovo o differente, ma non in maniera solitaria, quindi in solitudine, ma attraverso un processo collaborativo che è deliberato, strutturato e condiviso, ed è sicuramente in contrasto con quello che invece potrebbe essere un semplice scambio di informazioni oppure una semplice esecuzione, ad esempio, di una lista di compiti o di istruzioni. Quindi fondamentale in tutto questo non può che essere il ruolo dell'insegnante, che da membro della comunità alla pari con gli studenti continua a rappresentare un modello di apprendimento attivo ed una guida. Si è parlato difatti nei giorni scorsi anche del tutor in questo senso, appunto da facilitatore e guida per aiutare l'apprendimento di tutti gli studenti. Bene, grazie.